Per quanto riguarda il rigore, hai detto tu, praticamente è un rigore che onestamente dal campo sembrava completamente inesistente, anche perché il calciatore aveva calciato e poi dopo si è tuffato, non si è capito l'arbitro cosa abbia visto. Un buon fuorio, allora il discorso è questo, che comunque oggi la condizionata secondo me è molto il caldo. Ho visto una buona squadra praticamente che comunque ha mantenuto bene il campo, è riuscita a passare in vantaggio e abbiamo avuto questo rigore all'inizio secondo tempo che ci ha tagliato un po' le gambe. Ovviamente ho visto qualche giocatore un po' sottotono, ma ci sta in questa fase della stagione. Poi ripeto, il caldo ha condizionato molto il match. Però abbiamo visto un'ottima reazione, siamo rimasti in partita fino all'ultimo secondo praticamente. Abbiamo avuto un'occasione con Gualtieri, con un'azione meravigliosa, che onestamente abbiamo gridato al gol perché sembrava fatta. Gioco fatto, invece non siamo riusciti a farlo. Però, bisogna dire che abbiamo giocato una partita contro una corazzata oggi e abbiamo mantenuto bene il campo, anzi in più occasioni l'abbiamo anche messa in difficoltà, anche perché non ricordo di azioni particolarmente pericolose da parte della Putiolana. Abbiamo avuto noi un paio di palle gol importanti, però comunque ci sta, in questa fase della stagione comunque va bene. Adesso vediamo un attimino i verdetti delle altre partite e capiamo bene se siamo passati come migliore seconda. Le partite di calcio sono composte da tanti eventi. L'evento del calcio di rigore ti crea un attimino di difficoltà, soprattutto quando lo prendi a freddo praticamente. Quindi è soprattutto in quella situazione in cui praticamente veramente è un rigore inventato, secondo me. Quindi sicuramente questo ha condizionato l'incontro, però ripeto, i ragazzi sono rimasti in palla, abbiamo cercato di costruire, di reagire. E vi ripeto, non ho visto grandissime azioni gol, non ho visto la Pietrana particolarmente pericolosa nella nostra area. Quindi sicuramente l'episodio del rigore ha condizionato l'incontro, perché se la partita si fosse mantenuta sull'1-0 fino al quarto d'ora, 20 minuti dalla ripresa, probabilmente si sarebbe assestata, anche perché il caldo poteva comunque incidere sulla partita. Però, ripeto, le partite purtroppo sono fatte da episodi, e questo è stato un episodio sfavorevole da parte per noi, però si va avanti, fa niente, va bene così. In ogni caso, quello che abbiamo visto dal campo è che comunque la Puteolana ha studiato in maniera importante il fuorio. Gualtieri, neanche il tempo di prendere il pallone, aveva subito marcato, raddoppiato, in alcuni casi triplicato. Lo stesso Filosa hanno tentato, anche se un paio di occasioni le ha fatte. Comunque è una squadra attenzionata il fuorio, quindi c'è da essere ottimisti per il futuro. Assolutamente sì, perché loro hanno studiato bene. Infatti, ne avevo parlato nel prepartito con qualche dirigente loro che erano venuti a vedere la partita con Rione Terra e avevano notato questi esterni molto, molto veloci. Anche perché la Puteolana ha una difesa praticamente di grossa esperienza, però un po' avanti negli anni. Quindi, logicamente, hanno diciamo così, disinnescato quello che è il nostro punto di forza, sono gli esterni. Hanno impostato la partita anche sul piano fisico, perché hanno fatto diversi interventi che secondo me andavano sanzionati non col giallo ma col rosso, soprattutto uno su Pelliccia praticamente e un altro praticamente su Filosa verso fine partita. Però comunque ci sta, è una squadra di esperienza, una squadra che comunque dirà la sua nel campionato ovviamente, ma c'è da essere molto, molto positivi per il Forio, perché oggi si è visto un buon calcio, si è visto una reazione, si è vista praticamente una squadra viva nonostante praticamente il caldo, nonostante praticamente i tanti cambi, perché rispetto alla partita di mercoledì il mister giustamente ha fatto diversi cambi per dare un po' di spazio e un po' diciamo così, di fiato anche agli altri ragazzi, utilizzando la rosa a 360 gradi. Quindi ci sta da essere positivi ed essere, diciamo così, sperare bene per il prosieguo del campionato, per le prossime partite di campionato.